Ben ritrovati, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. In primo piano la finanziaria con i 1000 emendamenti accolti. Lunedì il documento economico torna a Sala d'Ercole. Quasi 1000 emendamenti, molti di spese e soprattutto un centinaio di natura governativa che rappresentano una sfida al Parlamento e quasi altri 200 provenienti dalla stessa maggioranza e fra questi molti di spesa. È un percorso tutto in salita quello della finanziaria regionale che tornerà in discussione a Sala d'Ercole lunedì prossimo. Una legge che è già stata martoriata dall'intervento della Presidenza, che ha stralciato 14 articoli di spesa, fra i quali ci sono i contributi per i disabili, quelli per i ciechi, per gli insegnanti di sostegno e poi i fondi per le start-up, i fondi per l'uso dei forestali per il dissesto idrogeologico e l'intera tabella H. Ma il governo riproporrà tutto in aula, insomma quasi una sfida alla Presidenza dell'Arsa che caratterizzerà certamente il dibattito a Sala d'Ercole. Veronica Panarello in un lunghissimo interrogatorio racconta e aggiorna la sua ultima verità, i suoi rapporti con il suocero Andrea Stival che torna ad accusare di aver ucciso suo figlio Loris, 8 anni, perché minacciava di rivelare la loro relazione. Interrogata per ora nel carcere catanese di Piazza Lanza, Veronica Panarello, accusata dell'omicidio del figlio Loris, ha ribadito al magistrato la sua nuova verità. Quella anticipata dai tweet della trasmissione televisiva Quarto Grado, cioè che ad uccidere il piccolo è stato il suocero Andrea Stival, perché lei e l'uomo erano amanti. Stival è iscritto adesso nel registro degli indagati. È una chiamata in correità e quindi non stiamo scherzando, è una cosa molto seria e che potrebbe utilizzare il condizionale anche una sua logica. Il prossimo passo non spetta a me, anche se noi non staremo a guardare alla finestra, spetta alla magistratura andare a cercare e trovare eventuale riscontro a quello che ha detto la Panarello. In meno di un anno Veronica ha cambiato versione sui fatti ben 4 volte, ma adesso la nuova verità, se confermata, potrebbe avere un movente, complici e una nuova dinamica. Camion sospetto con tanto di gru nel quartiere catanese di San Cristoforo, dove i poliziotti hanno intercettato il mezzo che secondo gli investigatori da lì a breve sarebbe stato utilizzato per scardinare qualche sportello bancomat. Gli agenti delle volanti hanno notato il mezzo pesante risultato rubato a Caltanissetta, che trasportava all'interno del cassone un escavatore. Il camion è stato abbandonato in via Playa e sono ancora in corso indagini per risalire all'identità del guidatore. Da lunedì prossimo partirà la sperimentazione della nuova organizzazione di recapito della corrispondenza nella città di Messina. Si tratta della quarta ristrutturazione aziendale in 10 anni, spiega Gisella Schillaci, che è segretaria provinciale della CISL. È la quarta riorganizzazione nel giro di 10 anni che prevede un taglio di 45 zone solo per la città di Messina. Perché in base anche alla nuova direttiva dell'Agicom che consente il recapito al giorni alterni e al calo dei volumi a seguito della digitalizzazione del cartaceo e delle mail e dei mezzi tecnologici, i volumi della posta e della corrispondenza diminuiscono. L'azienda ha trovato questa soluzione. E soprattutto nello smistamento della posta, in quanto nel centro di Pistunina, dove avviene questa lavorazione, abbiamo una carenza di personale che non consente la possibilità di effettuare per tempo la ripartizione di tutto il corriere. Il centro storico di Catania è un bene da tutelare. Il tavolo per le imprese, l'associazione che riunisce gli imprenditori catanesi, ha organizzato per i primi di marzo un incontro per discutere dei problemi che affliggono la parte più antica della città, dalla sicurezza all'ordine pubblico, dal piano del traffico ai siti archeologici al decoro urbano. È in programma per il mese di marzo a Catania Facciamo Centro, il meeting promosso dal tavolo delle imprese che punta alla valorizzazione del centro storico della città etnea, luogo dalle anime diverse, protagonista della trascorsa primavera catanese, che secondo i promotori del meeting è adesso simbolo di abbandono e trascuratezza, di contrasti culturali ed economici. È un progetto che prevede più che altro di mettere insieme tutte le realtà che fanno qualcosa di buono per il centro storico della città, portarlo all'attenzione di tutta la collettività e riscoprire anche il senso di comunità che sta dietro alla città di Catania e rivederlo un po' come nella vera primavera.
Numerose le organizzazioni che parteciperanno all'iniziativa, come Lungomare Liberato, Lega Ambiente e Catania Mobilita, legate da un unico scopo sociale, il miglioramento della qualità della vita. Il nuovo CD di Deborah Jurato sgomba il campo da ogni dubbio, rimanere se stessi deve essere una priorità per non perdersi nel tourbillon del mondo dello spettacolo, per non farsi fagocitare dallo stesso. Giovanissima cantante ragusana si racconta dopo la sbornia sanremese condivisa con il collega e amico Giovanni Cacca. Quanto è difficile rimanere se stessi nel mondo dello spettacolo? È una bella fatica. Sì, perché quando fai un talent, hai l'opportunità di fare un talent, poi hai questo successo mediatico, subito, improvviso, che tante volte ti fa cambiare quello che sei tu, quello che sono i tuoi principi, il tuo carattere. Io fortunatamente ho avuto delle persone accanto che mi hanno sempre dato fiducia per quella che sono. E poi all'interno di questo album invece c'è un personaggio importante che ha scritto per te, in questo caso direi per voi, visto che parliamo della canzone di Sanremo, che è Giuliano Sangiorgi. Pensavo che l'avesse scritta Giovanni, però era il mio pezzo preferito, quindi lui una sera si mise al piano, iniziò a suonare Via da qui, iniziò a cantarla e lì è nata questa magia stupenda e ci siamo chiesti scusa, ma perché allora non andiamo insieme? E poi ho scoperto che era scritta da Giuliano. Un attimo ho avuto questa sorta di panico emotivo, perché dico, riuscirò a emozionarmi io, emozionare la gente e soprattutto a non deludere Giuliano che ci ha dato questo pezzo. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima edizione. A di affitti, B di buche, C di condoni. Abbecciadario della Roma Tangentara. A Roma Tangentara! E a Catania basta una sola vocale. U! U Votto! U Gozzo Sicilia! U di Arcio Stabile! U Posteggio! U Librino! U Catania! Come amen, Catania, amen! We'll be right back.